I progetti high speed sono sensibili a problemi quali riflessione e ridondanza, pertanto è fondamentale eseguire una simulazione dei progetti ed eliminare qualsiasi problema alla radice. I flussi di lavoro con analisi integrata offrono risultati basati su simulazioni direttamente nel canvas, permettendo così di analizzare e risolvere le eventuali riflessioni di segnale. Basta selezionare le net di interesse e lanciare l'analisi. Qui analizziamo alcune net di dati DDR. I segnali analizzati sono codificati per colore, in base al livello di riflessione rilevato sul segnale. È anche possibile visualizzare i dettagli sotto forma di tabella. Come si può vedere, la net MDQ15 ha un margine negativo di ritorno, ovvero il segnale del ricevitore genera una risonanza eccessiva, superiore alla soglia predefinita. Questo perché parte della net attraversa un piano spezzato, generando una divergenza di impedenza. Spostare il segnale all'interno del piano di riferimento per minimizzare le divergenze di impedenza e rilanciare l'analisi. Impedenze divergenti, distanze del percorso di ritorno e discontinuità del segnale sono alcuni dei fattori che contribuiscono alla riflessione del segnale. L'analisi integrata nel canvas permette di identificare e risolvere rapidamente i problemi di SI.